Buongiorno, mi chiamo Marco Somà, sono un illustratore di libri per ragazzi. Mi occupo da ormai 10 anni di illustrare principalmente albi illustrati, ma mi occupo anche di narrativa per ragazzi, cosiddetti young adult. E illustro anche copertine per magazine e riviste, oppure manifesti per festival letterari. Faccio questo lavoro da circa una decina d'anni. Lavoro principalmente con case editrici indipendenti italiane, ma da diversi anni lavoro anche con editori stranieri, principalmente con editori spagnoli come Calandraca, Oco Editora, oppure Nube Ocho. Da circa una decina d'anni i miei titoli vengono tradotti anche in altri paesi del mondo, circa in 15 paesi. Che cosa significa per me illustrare? Illustrare significa raccontare per immagini, per cui l'illustrazione non è semplicemente un decoro, un abbellimento della pagina, ma all'interno dell'albo illustrato l'illustrazione ha un ruolo fortemente narrativo. L'illustrazione quindi si lega alla parola e crea una relazione di complementarietà. Cosa vuol dire? Che l'illustrazione va a completare quello che il testo non dice, raccontando ovviamente quello che viene raccontato con le parole, ma anche completando e riempiendo i vuoti lasciati dal testo. Oggi facciamo questo video per presentarvi una mostra virtuale. Questa mostra nasce in occasione della celebrazione della lingua italiana nel mondo e per questo ringraziamo l'ambasciata italiana del Perù che ci ha invitato e ci ha permesso di fare questo video, questo tour virtuale. La mostra si chiama Il potere delle parole nelle illustrazioni. All'interno di questa video mostra vedrete una carrellata di circa 30 illustrazioni realizzate da me, tratte appunto da alcuni miei albi illustrati, alcune invece sono illustrazioni che non sono state pubblicate nei miei libri, ma sono state utilizzate ad esempio per copertine di riviste oppure per manifesti. Concludo prima di lasciarvi alla mostra mostrandovi alcune copertine dei miei libri. Ad esempio, il primo libro che ho avuto il piacere di illustrare per Calandraca è La Gallinella Rossa. È uscito in Spagna nel 2012 e La Gallinella Rossa è un omaggio ai miei nonni. I miei nonni sono stati una grande fonte di ispirazione per me e ho voluto omaggiarli dedicandogli appunto questo libro. Ovviamente è un libro ambientato in una campagna, in una vita rurale e viene rappresentata una grande famiglia. È un po' mi ricordavano i racconti appunto che mi facevano i miei nonni quando ero piccolo. Un altro libro da cui sono state tratte da cui è stata tratta un'illustrazione che vedrete in mostra è Il richiamo della palude. È forse il libro a cui sono più legato in assoluto. Questo libro è stato scritto da Davide Calì e pubblicato in Italia da Kite Edizioni, una casa editrice con cui collaboro ormai da diverso tempo. Ed è una storia che io trovo particolarmente importante per le tematiche trattate. Parla di adozione, ma è, come molti albi illustrati, anche una storia che tratta varie tematiche, dalla diversità all'amore incondizionato dei genitori. E poi troviamo anche delle illustrazioni tratte da uno dei miei ultimi libri, Il venditore di felicità. Qua vedete l'edizione spagnola pubblicata da Zorro Rojo e che penso si possa trovare anche in America Latina. È un libro a cui sono ovviamente molto affezionato, è un libro che ovviamente parla di sentimenti, di felicità, come dice il titolo. A questo punto vi invito a vedere la mostra, vedrete che tutte le illustrazioni sono
associate ad una parola che abbiamo scelto con cura, proprio per mostrarvi la relazione che si può instaurare tra l'immagine e la parola scritta. Buona visione. Viaggio. Vivere. Mamma. Libertà. Tempo. Rifugio. Avventura. Cura. Nonna. Programmi. Imprevisto. Amicizia. Svago. Impegni. Lavoro. Mancanza. Paura. Attesa. Ansia.
Conquista. Percorso. Abbracci. Immaginazione. Piacere. Amore. Inizio. Famiglia. Crescita. Seminare. Futuro. Bambini. Spero che la mostra vi sia piaciuta. E colgo l'occasione per salutare tutti, ringraziare l'ambasciata italiana in Perù, l'Istituto Italiano di Cultura. E vi invito anche a riguardare magari le tavole della mostra virtuale, provando ad associare anche altre parole oltre a quelle che abbiamo scelto noi, appunto per ogni immagine. Un caro saluto a tutti.